Andrea Fucile. Tra le più belle, emozionanti e grandi c'è Torino a Istanbul in bicicletta, tutto il Giro dell'Italia in Vespa. Queste sono le più difficili, le più belle. Perché mi dà un senso di libertà che nessun altro mezzo me l'ha dato. E soprattutto perché non ti fa stancare andando in modo molto molto lento, essendo la Vespa una 50. Quindi non posso fare autostrade e tangenziali, fare solo statali che mi permettono di viaggiare in modo lento e guardare, visitare, ammirare più cose senza stressarmi di dover correre sempre. Aspetti positivi sono questi che ho appena detto, quello di viaggiare in modo lento, quindi devi passare per forza attraverso i paesi e poi fermarti, poi andando a una velocità di 30-40 all'ora, ti fermi, risali, fai una foto, risali in Vespa, riparti, ti fermi, non è stressante come andare in macchina oppure con la bicicletta che mi ha stancato tanto. Con questa Vespa la cosa è che viaggi lento, non ti stanchi, hai la possibilità di ammirare e di parlare con tanta gente. Gli aspetti negativi sono dovuti alla meccanica, principalmente, dal mio punto di vista. Perché se si rompe qualcosa, se è in mezzo a niente, è difficile magari aggiustarla subito, se non sei proprio ferrato. Potrebbe essere un aspetto negativo forse la pioggia, quando ti prende la pioggia, oppure il caldo torrido. Però questo l'ho superato abbastanza facilmente. Per me il problema principale è se ci sono problemi alla Vespa, doverla aggiustare essendo alcune volte in posti molto isolati. Se uno parte conoscendo un po' della meccanica della Vespa, sicuramente è un guadagno, perché la Vespa è uno dei mezzi più facili da aggiustare, però devi saperle anche le minime cose, quindi i fili delle frizioni, freni o acceleratore oppure la candela. Sono piccole cose che magari sono quelle cose che alcune volte non fanno partire la Vespa e si possono risolvere in pochissimi minuti, tranne che poi non c'è qualche danno al motore. Però sì, partire con una piccola scuola, diciamo, di manutenzione fa sempre bene. Di solito quando piove o quando fa freddo, no, principalmente quando piove, perché quando fa freddo c'ho l'equipaggiamento per viaggiare col freddo. Però quando piove è il problema, perché si bagna di solito tutto, il borsone che porto, la tenda, quindi spesso mi fermo sotto qualche portico o dove capita in attesa che smetta di piovere. E comunque i miei viaggi l'ho fatto principalmente in estate, non c'è freddo e non c'è nemmeno tanta pioggia, anche se qualche volta mi ha preso. La peggiore disavventura che mi è capitato andando in Vespa è stato quello di cadere a Napoli, sui famosi San Pietrini. Diluviava quel giorno, ho toccato leggermente il freno e la Vespa è scivolata. Napoli è una delle città più trafficate e incasinate d'Italia. La fortuna ha voluto che la persona che era dietro di me con la macchina ha frenato di colpo, altrimenti mi avrebbe messo sotto. Sì, organizzarsi. Se uno si organizza in tempo con quello che vuole fare, dipende dallo spirito del viaggio, se vuole incontrare tante persone, tante associazioni, oppure se vuole andare più libero possibile, quindi dove si vuole fermare a dormire e quando vuole, dipende quindi dal tipo di viaggio che uno interpreta. Se uno vuole fare le cose per bene, se lo organizza un po' prima, si organizza le tappe e tutto. Altrimenti puoi viaggiare e fermarti dove vuoi. Saluto Davide che ha avuto questa idea di farci raccontare un po' le nostre esperienze. Saluto anche gli altri miei amici, alcuni ho conosciuto, alcuni no, come Stefano Tiozzo, Davide stesso, Roberto Brigantini che è un mio amico, Darinka Montigo, Giulio Bombarda, che sono tutti grandi viaggiatori in modi molto differenti, chi a piedi, chi in bicicletta, chi in autostop, chi in macchina, quindi sono viaggi particolari. Ognuno di loro sicuramente avrà una storia bellissima, piena di entusiasmo, sono sicuro. Un abbraccio a tutti, ciao ragazzi!